Ciao a tutti, è una giornata un po' fredda qui a San Pietroburgo e anche un po' scivolosa, quindi devo stare attento a dove metto i piedi. Il titolo del video è un po' forte, soprattutto per chi mi conosce e sa che io ho votato Movimento 5 Stelle fin da quando è nato. Vi spiego un po' cosa è successo, anche se penso che già lo immaginiate. Il problema che è sorto con il Movimento 5 Stelle è un cambio di direzione che è avvenuto negli ultimi 2-3 mesi, che riguarda sì principalmente l'euro, come almeno quello è la cartina attorno al sole che mi ha rivelato che qualcosa è cambiato dalla scelta di Di Maio come premier, eccetera. Di Maio, per carità, è una persona che anche mi piace, è una brava persona, però ultimamente più lo sento parlare e più mi convinco che non voterò Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni. Perché, come dicevo, è un po' la storia dell'euro. Non che io sia tanto puntato sul fatto di uscire dall'euro subito, come dice Marine La Lega o Casa Pound o altri. Quello che però io sono convinto che nel lungo termine uscire dall'euro è l'unica cosa possibile. Può essere, non è la cosa più urgente, non è, bisogna stare molto attenti a come si fa, non è così facile come dicono alcuni, però l'obiettivo deve essere quello. Per quanto riguarda l'Unione Europea, a me questa Unione Europea non piace per niente, credo sia impossibile da riformare, solo un illuso può pensare che si possa cambiare, ma per carità, se uno vuole provarci io non sono contrario. Il problema è che per quello che ho sentito io dire da Di Maio, soprattutto ieri ho guardato un video in cui parlava a un'università, vi metto il link in descrizione, quello che ha detto, ecco, mi ha un po' spiazzato perché era proprio un elogio dell'Europa Unita. Qui non entro nei dettagli, forse anche perché non è che sono tante parole vuote, ecco, diciamo è l'impressione nel complesso che non mi è piaciuta per niente. Anche qui non dico che bisogna uscire dall'Europa subito, secondo me dall'Europa noi dobbiamo farci cacciare, nel senso che nel momento in cui iniziamo a prendere alcune decisioni, tipo impedire alle multinazionali, anzi imporre alle multinazionali di pagare le tasse in Italia, non piuttosto che in Irlanda o Lussemburgo, ecco, secondo me ci cacciano via dopo poco. E anche togliere le sanzioni alla Russia. Riprendo. Dicevo, le sanzioni alla Russia. Togliere le sanzioni alla Russia è sempre stato uno dei punti, non so se fosse scritto a programma, ma comunque è stato uno dei punti della campagna del Movimento 5 Stelle. Alessandro Di Battista anche in questi giorni continua a ripetere: noi non vogliamo le sanzioni alla Russia. Però nel video che ho visto ieri, in cui Di Maio si è parlato della Russia come nostro partner con cui vogliamo avere buoni rapporti, non ha detto che toglierà le sanzioni, non ha proprio parlato di sanzioni, in un'occasione in cui ci stava benissimo dire e vogliamo togliere le sanzioni alla Russia. Non l'ha detto, vuol dire che non le toglierà. E questo sapete che dipende solo da lui, dipende dal primo ministro. Quello che va nel Consiglio d'Europa è il primo ministro italiano, a meno che non cambi qualche regola, e che non si consulta con nessuno, almeno formalmente, è lui che decide. Non è che c'è un voto nel Parlamento italiano, nel Parlamento europeo, che decide se prolungare le sanzioni o no. Sono i capi di Stato di vari paesi dell'Unione Europea che all'unanimità decidono. Quindi se anche uno solo è contrario, le sanzioni si tolgono. Quindi se Di Maio volesse potrebbe toglierle. Non ne parla, è chiaro che o non ha deciso
ma se non ha deciso è perché gli faranno pressioni, non le toglierà, ecco, di questo sono assolutamente sicuro. Dopo, che le sanzioni della Russia siano una cosa così importante di per sé non è neanche vero, sono chiaramente importanti per i nostri esportatori italiani, però la Russia non ne soffre tanto, si potrebbe anche non porlo come perno della discussione, però comunque sono una... nel momento in cui tu hai sanzioni contro un paese non puoi più chiamarlo partner. Di Maio diceva ieri, mi ripeto, mi metto il link in descrizione, diceva ieri che l'Italia con la Russia ha sempre avuto buoni rapporti. Beh, secondo te? Perché da qui, dalla Russia, questo non si percepisce affatto. L'Italia è percepita come, sì, un partner commerciale, che magari... i cui cittadini magari ci vogliono anche bene, ma il cui governo, i cui governi recenti sono sempre stati anti-russi, perché le sanzioni l'Italia le ha sempre votate. Le sanzioni di per sé non sono non sono, diciamo, come sganciare una bomba atomica, però sono una pietra che sta tra i rapporti internazionali tra Italia e Russia, tra l'Unione Europea e Russia. E quindi, ecco, e poi il motivo per cui non li voterò è sempre il discorso, è sempre pro-NATO, pro-Occidente, l'Italia è fissa in quel blocco lì, e è stato un discorso che è proprio impregnato di disinformazione, di ignoranza, non so, perché sembra che proprio Di Maio o non abbia parlato con Di Battista e Manlio Di Stefano, ma sembra proprio di politica estera, non sa assolutamente niente, o meglio, sa quello che i giornali mainstream hanno sempre riportato. Io dal Movimento 5 Stelle non mi aspetto questo. Quindi io voterò per un partito che abbia come obiettivo ben chiaro l'uscita dall'euro. Ripeto, non perché sia urgente, eccetera, ma quello deve essere l'obiettivo finale. Dopo, quali sono questi partiti? La Lega? No, sicuramente no, perché la Lega è alleata con Berlusconi, quindi non usciranno dall'euro. I partiti che io conosco che vogliono uscire dall'euro sono la Lista del Popolo di Giulietto Chiesa, i Comunisti Italiani e Casa Pound. Mi sono informato un po', ho guardato video, i programmi, eccetera, di questi tre partiti. Non condivido tutto di tutti, però, e non so neanche effettivamente quali troverò nella scheda elettorale. Non so se sono riusciti tutti a presentare le liste per l'estero, come funzioni la cosa. Soprattutto la prima scelta è quella di Giulietto Chiesa, perché lo conosco e, ecco, mi fido, è un programma che condivido del tutto. Irrealizzabile, questo è chiaro, perché non possiamo uscire dalla NATO senza così facilmente, però questa è la direzione. I Comunisti Italiani e Casa Pound, beh, con i Comunisti Italiani delle verità condivido quasi tutto quello che dicono. Casa Pound ci sono tante cose che non condivido, per esempio il fatto che loro vorrebbero che fosse possibile revocare il passaporto italiano agli immigrati di seconda e terza generazione. Questa è una gran sciocchezza, scusate. Comunque io voglio che le questioni più grandi sono quelle più importanti, sono quelle di materia internazionale, e secondo me è importante che quelle siano definite chiaramente. Mi si dirà, è un voto buttato via, sia che sia la Lista di Giulietto Chiesa, Comunisti Italiani o Casa Pound, c'è una certa probabilità che queste forze non entrino nemmeno in Parlamento. Allora la critica che mi si può rivolgere giustamente è, questo è un voto buttato via. Beh, non è un voto buttato via, secondo me è un voto, sì, che può essere percepito come di protesta, vista l'analisi delle percentuali di voto. È chiaro che se questi non entrano è un po' buttato via in un certo senso, ma non lo è nella misura in cui questo voto serve come segnale alle altre forze politiche, specialmente al Movimento 5 Stelle. Nel momento in cui io voto un'altra forza, nel momento in cui
io spero il Movimento 5 Stelle non raggiunga le percentuali che i sondaggi gli danno, ecco, questo dovrebbe essere il campanello d'allarme per gli attivisti del Movimento 5 Stelle, per i politici del Movimento 5 Stelle, per capire che non si tradiscono così le idee. È un messaggio più per loro che non per i politici che vado ad eleggere, che comunque, voglio dire, anche se mandi a tanti non piace Casa Pound, comunque loro saranno all'opposizione, quindi se anche ci fossero delle cose del loro programma che sono terribili, e non ci sono secondo me, c'è qualche idea abbastanza bizzarra con cui non sono assolutamente d'accordo, però sono tutto sommato cose piccole che non riusciranno a portare avanti. Quello che a me interessa è che ci sia l'idea di uscire dall'euro, di cambiare completamente orientamento dell'Italia, orientamento politico sul piano internazionale, di lotta alle multinazionali. Io non sto dicendo che noi dobbiamo essere alleati della Russia e nemici degli Stati Uniti, sia ben chiaro, eh. Io sto dicendo che noi dobbiamo essere un paese indipendente, come la Svizzera, che non ha sanzioni né con l'uno né con l'altro. Ecco, e che è amica di tutti, che non fa guerra in giro. E questo è quello che volevo dirvi per oggi. Continuerò a seguire avidamente Di Maio e gli altri esponenti del 5 Stelle, anche per salvarmi quello che dicono durante questa campagna elettorale, ma ecco, a questo punto la vedo praticamente impossibile di poter votare per loro. Buona giornata a tutti, pensateci un po'. Ciao.